È venerdì 23 giugno, buongiorno, è il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolise. In apertura parliamo dell'udienza preliminare a carico dell'ex direttore generale dell'ASRE Moreste Florenzano, accusato di omissioni di atti d'ufficio. Ebbene l'udienza è stata rinviata al 26 ottobre, l'udienza preliminare nei mesi scorsi. La procura ha chiesto l'invio a giudizio nell'ambito di una inchiesta sulle mancate cure ai minori autistici. Giovanni Di Tota. È stata rinviata al 26 ottobre per un difetto di notifica. L'udienza preliminare in programma a Campobasso a carico dell'ex direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano, è accusato di omissione in atti d'ufficio. Per Florenzano, che ha lasciato l'incarico al vertice dell'azienda sanitaria regionale del Molise a fine febbraio, nei mesi scorsi la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito di un'inchiesta sulle mancate cure a minori autistici. Nel dettaglio la vicenda riguarda i genitori di cinque minori affetti da autismo che in passato hanno inoltrato domanda all'ASREM affinché i loro figli potessero fruire del trattamento di riabilitazione attraverso il metodo ABA o in alternativa ricevere il rimborso delle spese sostenute per potersi curare in altre strutture specializzate, così come era stato disposto dal giudice del tribunale ordinario, in merito alle cause civili intentate dagli stessi genitori. Secondo la procura, Florenzano ha omesso di provvedere, in tal senso, impedendo che i minori venissero presi in carico dall'ASREM per ricevere le cure terapeutiche e riabilitative. Dall'avvocato Mariano Principe, mentre le famiglie dei minori autistici sono assistite dagli avvocati Massimo Romano e Vincenzo Iacovino. Cambiamo argomento: due mostre didattiche rivolte ai bambini per sensibilizzare sul mondo dei ciechi ed ipovedenti. L'ultima iniziativa dello IERPOF Molise, che nelle scuole di Petacciate e Montecilfone ha esposto i lavori tattili realizzati dalle studentesche del TFA dell'Unimol. Il servizio di Marta Martino. Una giornata di sensibilizzazione alla diversità attraverso una mostra didattica rivolta ai bambini delle scuole elementari e medie. L'iniziativa è dello IERFOP, si è svolta nelle scuole Cuoco di Petacciato e la scuola primaria di Monte Cilfone. In mostra, materiale didattico inclusivo, finalizzato a percepire la realtà dei non vedenti e dei ciechi, realizzato dalle studentesse del TFA Unimol in collaborazione con la docente Flora Ricca. La particolarità di tutti gli oggetti esposti è stato quello di poter essere non solo guardati ma anche Toccati, un'esperienza del tutto nuova per i minori che sono stati anche invitati ad esaminare ogni lavoro con una benda sugli occhi, cosa che hanno trovato molto divertente e anche molto istruttiva. I ragazzini, infatti, in questo modo hanno potuto calarsi nei panni dei loro coetanei non vedenti e, sempre bendati, hanno anche affrontato dei giochi come, per esempio, il tris o sentire al tatto carte uguali. Il referente regionale IERFO Penso Chiovitti ha poi intrattenuto i bambini raccontando momenti della sua vita da ipovedente e ha risposto a le loro curiosità sulle difficoltà che un cieco può incontrare quotidianamente, per esempio su come faccia a camminare o orientarsi o come sceglie un cane guida. Agli studenti, infine, è stata spiegata la storia del Braille. È tutto per questa edizione del TG del mattino. La nostra rassegna stampa, adesso che iniziamo andando a leggere i titoli di primo piano Molise, l'apertura è dedicata ovviamente alla campagna elettorale per le regionali. In particolare alla visita in Molise di Conte Schlein, l'abbraccio di Conte Schlein, il titolo Ultimi appelli al voto dei 270 candidati. A mezzanotte scatta il silenzio elettorale. L'ex premier e la segretaria Adem insieme a Campobasso per sostenere Gravina al tavolo per un caffè pure Frato Ianni, il presidente dei 5 Stelle attacchi Renziani, progressisti a parole, poi vanno con eh, le destre. Ha detto Conte, poi c'è l'intervista a Roberti che punta sul governo amico Molisani rappresentati come eh, meritano il punto a firma di Gaspero di Lisa autonomia necessario un piano di sviluppo calenda un Molise migliore possibile costruiamolo insieme buono mandiamo ma a casa il peggior governo di eh, centrodestra di sempre e poi il bilancio le altre notizie bonus la finanza scopre frodi per 213 milioni reddito di cittadinanza smascherati 83 furbetti termoli l'olimpio Battistelli inaugura la piscina intitolata a Casolino: Leggenda del nuoto, sede in Abruzzo, biodiversità. Il vertice provinciale dell'Arma rassicura operatività del reparto invariata. E poi vedete la finestra: i titoli, il box sullo sport. Lupi di Nardo e Rosso Blu: piacciono Longo, Cristallo e Tomassini, eh, Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti di Cristinzi. Si appella ai candidati governatori. CNU il Cus Molise, Calcio a 5 si arrende al Torino. Vi segnaliamo adesso un articolo di Molise verso le regionali, il candidato presidente Francesco Roberti chiude camp la campagna elettorale stasera alle 21.30 a Termoli, l'annuncio della chiusura della campagna elettorale di Roberti in Piazza Duomo, eh, la chiusura appunto del candidato presidente della coalizione di centrodestra a Termoli. Vediamo adesso i quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, andiamo a leggere i titoli. L'apertura è il MES, scuote la maggioranza, primo sì assenti partiti di governo, tensioni fra Lega e Fratelli d'Italia, salta il Consiglio dei Ministri, via libera in Senato al decreto lavoro, 100 euro in busta paga per i redditi più bassi, le novità su tasse e smart working. E poi fine delle speranze, la vicenda del, sotto, del sommergibile, sono eh, tutti morti, i detriti sono vicino al... Al Titanic, che eh, è in fondo al mare, appunto, purtroppo eh, si è chiusa nel peggiore dei modi questa eh, vicenda. Mascherini, arrestati, Minenna e Pini lucrarono sulla eh, pandemia l'inchiesta della, eh, eh, della Procura di Forlì. Da Milano poi c'è anche questa eh, notizia brutta di crona che è stata investita da una betoniera, è il quarto caso nel 2023. Dalla prima del Corriere della Sera andiamo leggere i, i titoli sulla prima pagina di Repubblica, affaristi di governo, le rivelazioni sugli abusi delle eh, società di Sant'Anchè spingono a chiedere le dimissioni della ministra, Meloni in difficoltà, corruzione, appalti covid, arrestato l'ex direttore delle dogane Minenna e Legista Pini. nelle carte il nome di Giorgetti e poi eh, Titano trovati i resti della coda è esploso, tutti morti eh, subito e poi la guerra in Ucraina, Mosca sfrutta i paesi dell'ex Urs per a girare le sanzioni. Così Putin ha cancellato una intera generazione. E poi Schlein, Conte e Molise: Solo un caffè, Migranti, niente fonti ai libici. Il PD si ricompatta, ma non basta. Quindi, anche sulla prima eh, della Repubblica, un titolo proprio eh, dedicato all'incontro in campagna elettorale in Molise tra Conte e Schlein. Lasciamo la prima di Repubblica per andare a leggere eh, la prima pagina della stampa. Anche qui, apertura sul MES, governo spaccato: l'ideologia ci ucciderà. E poi le inchieste: traffico di mascherine, arrestati Minenne, Pini, Melone e Sant'Anchè via con il rinvio a eh, giudizio. Questi i titoli principali anche della stampa, Il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere eh, imbarazzanti: due ministri da cacciare. Gli affari di Santa Che, i disastri di Nord. Meloni ha paura che sia lei indagata per gli scandali societari svelati da Fatto e Report. Lui accusa i PM, ma lo Stato ha risarcito D'Alema e Tocchetto per colpa sua. E poi, sotto la testata, allo sbando la destra scappa e il MES eh, glielo votano PD Azione. E Italia eh, viva. Questi dunque i titoli anche del Fatto Quotidiano. Andiamo a leggere eh, quelli della prima pagina di Libero. Apertura politica, nuovo slogan della Schlein, anche i ricchi anneghino. Morti 5 del Titan. Elle l'indignata, critica i soccorsi. Pensate ai migranti. Quei turisti hanno speso tanto per essere eh, lì, ha detto la segretaria Dem. E poi la sentenza stop europeo alle trascrizioni delle coppie gay. L'uomo di Conte per gli affari Covid. La cronaca arrestato, mister. Mascherine, l'ex direttore delle Dogane Minen accusato di corruzione per i contratti fatti in pandemia e poi sindacati smentiti sul precariato dal 2019 i posti fissi cresciuti di un milione. Questa dunque è la prima di Libero, vediamo anche eh, quella del eh, Tempo di Roma, eh, apertura, Unione Europea si schiera con l'Italia, la Corte dei diritti dell'uomo rispinge i ricorsi delle coppe omogenitoriali, Matone sulla sentenza riconosciuta la sovranità del nostro ordinamento, il ministro Roccella, pensiamo ad una sanatoria per i nati fino ad oggi. Questa è l'apertura del Tempo, vediamo anche la prima del manifesto, Foto notizie in apertura, la cura. Domani in piazza CGL 60 associazioni per il diritto alla salute, Landini in assemblea con i lavoratori, il governo taglia e privatizza, parte una nuova mobilitazione, sciopero ad ottobre, il report del Jimbe, un terzo delle prestazioni in arretrato. E poi il monito della Corte UE dei diritti umani sui figli delle famiglie arcobaleno, Roccella dice Sanatoria, Strasburgo, tutelare i nati da GPA. Questi dunque i titoli principali del manifesto vediamo anche la prima pagina di avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana apre così lavoratori in saldo il fatto e se lunga accusata di sfruttare la manodopera di false cooperative e di una frode fiscale sequestro preventivo di 48 milioni altra inchiesta vigilantes vessati e pagati 5 euro l'ora e poi ancora questo titolo a centropagina politica messe e contrasti mandano il governo in fibrillazione vediamo anche i titoli principali del sole 24 nell'edizione di oggi, questo il eh, titolo, l'export punta a quota 667 miliardi, sono le previsioni della SACE e poi Londra alza i tassi dello 0,5%, non si ferma eh, l'ondata degli aumenti, sotto la testata alta tensione sul MES la maggioranza diserta il voto in commissione. Vediamo adesso le edizioni del centro cominciamo da quella eh, di eh, Pescara, sparò agli Elfri, condannata a 12 anni, Pescara pecorale dovrà trascorrere anche un periodo in una struttura di cura e poi Abruzzo la lettera della trattativa, A24 e A25, Toto e Mit verso l'accordo, finale si parte da 2,6 miliardi e poi Abruzzo ferrovie, treni veloci, Pescara Roma via al primo maxiappalto, Abruzzo sanità, Berì lettera al ministro, meno rigore per le spese e poi l'inchiesta di Chieti a Chieti fiumi di droga e minacce con la pistola per 44 rischio processo la nomina aeroporto il 30 giugno la decisione sul nuovo direttore generale dal 30 giugno intanto Montesilvano isola pedonale sul lungomare inchiesta Marinelli 10 indagati pescara a parti coinvolti il manager Ciampone e la consigliera regionale Bocchino. L'Aquila, il bilancio regionale delle Fiamme Gialle, Abruzzo 222 evasori totali, finanza il generale Alfonso dice il nostro impegno a tutto campo. E poi Pescara la tragedia: trovato morto in casa a 24 anni. C'è anche il calciomercato. Il Pescara pensa a Balde e può tornare eh, Desogus. Questi dunque i titoli della edizione di eh, Pescara. Andiamo allora adesso a quelli in particolare di L'Aquila, Avezzano e eh, Sulmona. Uh, oltre ai titoli che abbiamo visto anche sulla edizione Pescara, l'apertura è questa, guardia di finanza attenti al PNRR, all'Aquila la festa per i 240 anni del corpo, il bilancio scovati 222 evasori totali. E poi uh, rina uh, rinasce l'asilo del piccolo Tommaso, l'Aquila un anno dalla tragedia, aggiudicate demolizione e ricostruzione della scuola, Vezzano il lutto, Danilo dolce e amato da tutti, il genitore del 31enne scomparso commossi dall'affetto. Avezzano caos e risse in via Oslavia, proteste dei residenti sul Mona dopo Povia annullati altri eventi ed è eh, polemica. Vediamo adesso anche i titoli dell'edizione di Chieti, Lanciano e Vasto, questo quello in evidenza, comune in dissesto, ora è ufficiale, Chieti si sì, al default da 78 milioni con 19 voti, la minoranza esce dall'aula, urla e liti. E poi frana le autobotti in 16 paesi, emergenza idrica nel medio vastese, si aggrava a Rocca Spinalveti la rottura dell'Acquedotto e poi basket Marchesani, ora avverte il Chieti, potrei lasciare. La eh, edizione adesso di eh, Teramo con i titoli eh, dedicati. Sisma, 200 milioni per le imprese Teramo, sono crediti messi a disposizione per sbloccare le pratiche del bonus. E poi Bimbo lasciato sul bus, chiesti danni. Campli, la famiglia via al procedimento civile contro la società che gestisce il trasporto. E poi la ragazza di Tortoreto, morte di Giulia, accusa in aula per le foto o L'Aquila, il bilancio comunale delle fiamme gialle, il bilancio regionale delle fiamme gialle, ne abbiamo già parlato per la festa della Guardia di Finanza e poi Montorio muore nel suo orto trovato dopo giorni, Calcio Eccellenza San Severino è il primo acquisto del Teramo. Chiudiamo la nostra rassegna come di consueto con la Gazzetta dello Sport. Derby eh, totale. Tonali va in Premier. Inter e Milan. Che scontro. Turam Nerazzurri all'assalto per strapparlo a Red Bay, Lukaku eh, dice: No, ai rossoneri, ma mette fretta a Zank, Frattesi c'è l'incontro col diavolo. Marotta alla carta a Broso. Poi Frattesi, ho già scelto dove giocherò. Io con Barella. Si può fare. Scandalo. Poi incredibili errori arbitrali. La Francia vince 2 a 1 la tecnologia non c'è, Italia derubata all'Europeo Under 21 sconfitti gli azzurri dalla Francia con questo errore Juve UEA d'accordo in arrivo il figlio dell'ex pallone d'oro 12 milioni. Ecco la Gazzetta Sportiva, chiudiamo la nostra rassegna stampa, grazie a voi tutte e tutti per aver scelto l'informazione di Telebolisi, arrivederci.